God Save the Wine finalmente a Roma e vogliamo fare un percorso con persone di Roma su come, visto che qui abbiamo Bottega, insomma, no, famosa magari per le grappe Alexander, ma Prosecco, visto che sono a Roma, ecco. Prosecco a Roma ha un peso specifico importantissimo. E quindi allora magari Bottega qui lo conosca più per... Ecco, come si usa il Prosecco a Roma? Ma generalmente per aperitivo. Aperitivo che ha a 360 gradi, ormai nei bar, happy hour, tantissimi ristoranti di pesce, molti dall'aperitivo pasteggiano, tra l'altro il DOCG di Bottega si presta a pasteggiare. Non è il classico Prosecco, questa è una cosa un po' più secca. Aggressiva, non ha una bollicina aggressiva, per cui si adatta molto bene a tutto pasto. Okay. Quindi di sicuro abbiamo iniziato bene e proseguiamo questa giornata romana e andiamo, cosa possiamo provare di Bottega? Allora, Bottega presenta un toscano, Rosso Sant'Antimo e una Valpolicella Ripasso. Direi che sono vini molto diversi, no? Sicuramente. Sì, diversi tra loro, comunque ambedue che si possono abbinare alla cucina classica romana, fatta di primi piatti e anche secondi piatti di carni con intingoli, quindi sono vini che hanno il giusto tannino che bilancia il grasso della cucina, sì, sicuramente. Quindi per esempio Sant'Antimo Rosso, sì, Sant'Antimo Rosso, che sai che noi toscani sangiovese ce l'abbiamo sempre. Campanilisti, via. Su cosa lo andiamo a abbinare? Ma il ripasso comunque un, diciamo, primi piatti ricchi, che ne so, ad esempio la bella matriciana, per parlare di un piatto romano. La famosa cacio e pepe, un cosa ci si può andare sui bianchi. Anche, oppure anche, perché comunque il cacio è abbondante. È abbondante, quindi il palato rimane abbastanza grasso e abbastanza sentito. Invece la Valpolicella ci ha sempre stata un po' dolce anche in questo ripasso, no? Che perlomeno suggerita. Io me l'immagino, avendoli assaggiati e conoscendoli, me l'immagino un bel abbinamento con la trippa alla romana, comunque. Esatto. Sì, sì, sì. Invece ecco, piatti a intingoli piuttosto che carni ai ferri. Esatto, molto diverso dalla Toscana. Invece ecco il Sant'Antimo, che appunto ricordiamo è la denominazione di Montalcino dedicata alle uve internazionali, è una denominazione poco conosciuta, ma è anche un suo perché. Bel profumo anche qua giù, molto intenso, ma una sapidità diversa rispetto alla Valpolicella. Beh sì, intanto due vitigni completamente diversi che tra loro nemmeno si parlano, che il Sangiovese e il Valpolicella. Comunque tutti e due collocati nella cucina romana, secondo me, seguono lo stesso discorso. È un discorso di palato, almeno a mio giudizio, che uno può preferire un discorso di ripasso di Valpolicella, che non dimentichiamo ci sono le vinacce dell'amarone ripassate sulla Valpolicella e fatte rifermentare, quindi un arricchimento importante a un vino già nobile di suo, di suo, che oggi è Valpolicella. In questo caso Bottega ci regala già un Valpolicella superiore, quindi ripasso. Beh, quindi direi che a questo punto la giornata però la possiamo finire anche con una grappa, no? Cioè a questo punto, visto che ce l'abbiamo in famiglia, questa Riserva Barricata già, diciamo, già dall'aspetto molto particolare, perché è una grappa che ha in pratica un blend di vinacce di Prosecco, di Valpolicella e di Cabernet, che sono 10 annate diverse unite nella stessa. E quindi ecco, questa con un po' di cioccolato o non, certo, un po' di, certo. Un bel sigaro per chi lo fuma, sicuramente. C'è un Partagas dietro, penso che dopo, per dare buon esempio, si può iniziare. Certo, per me va bene la cioccolata perché non fumo il sigaro. Allora va bene, benissimo, più grazie mille. Allora noi andiamo a iniziare questa giornata alla grande, grazie.